Acqua e sapone a 40 minuti dalla finale Scudetto. Una partita superlativa quella giocata ieri sera dai ragazzi di Massimiliano Bellarte contro l'Asti, vincitrice della regular season. Martedì sera la gara 2 e se l'Acqua e Sapone dovesse uscire indenne dalla trasferta piemontese e quindi anche con un pareggio, la finale sarebbe realtà. Altrimenti gara 3, sempre ad Asti, giovedì prossimo. Ma tornando al match del Palaroma, la squadra del patron Barbarossa ha ipotecato il successo con un primo tempo sontuoso, sbloccando subito la situazione con un 1-2 micidiale nei primi 7 minuti. Prima il tap-in di Paulinho, poi la conclusione da posizione defilata di Burrito, che aveva dato il là all'azione con una discesa sulla sinistra. Asti ha qualità e non appena si è lenita la pressione dei padroni di casa ha trovato il gol con un sinistro violento di Ramon, ma allo scadere della prima frazione Jonas ha ripristinato le distanze, ruba palla e con un sinistro in corsa fulmina il portiere Orange. Prevedibile il ritorno di Asti nel secondo tempo, il solito Bertoni accorcia sul 3-2, ma Marella diventa protagonista fermando il tiro libero dello stesso Bertoni e compiendo altri interventi. E quando Asti cerca il tutto per tutto col portiere di movimento, Burrito, a 90 secondi della fine, intercetta un pallone e disegna un preciso lob dalla sua metà campo. 4-2 e partita chiusa. Grande soddisfazione per l'Acqua e Sapone, ma Paulinho tiene i piedi per terra. Non abbiamo fatto nulla, neanche io personalmente, però sappiamo che lo più bello ancora manca, no? Però niente, sono molto contento con la prestazione della squadra, con le ultime due partite mie che sto prendendo questa fiducia, essendo questi giocatori che cercavano, no? Che hanno portato qua. E niente, andiamo lì a Asti con la stessa illusione e fiducia per prendere un punto.